Bene, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, cari ragazzi e care ragazze. Continuiamo questo percorso di sociologia dedicato all'industria culturale e alla società di massa. Innanzitutto, che cos'è massa e perché questo ci interessa dal punto di vista anche della cultura e dell'industria culturale? Innanzitutto, su questo ci aiuta anche il sociologo Herbert Blumer, che abbiamo già visto, se vi ricordate, precedentemente. Herbert Blumer è un sociologo statunitense che, diciamo così, si è occupato principalmente dei temi legati all'interazionismo simbolico. Dunque, la capacità degli uomini negli scambi di costruire significati. Blumer distingue la massa dalla folla, dal pubblico. La massa è un aggregato eterogeneo, privo di autocoscienza e identità e incapace anche di organizzazione collettiva. Anche la folla è un aggregato, diciamo così, eterogeneo, acefalo e irrazionale, senza organizzazione collettiva. Ma qual è la differenza tra massa e folla? Che la massa è un insieme di persone non presenti per forza nello stesso luogo, dunque possiamo parlare appunto di massa, che riguarda, diciamo, un pubblico degli stadi o quella che si trova in piazza, mentre la folla è un insieme eterogeneo di persone che si trova tutti nello stesso momento, nello stesso luogo fisico. Massa e folla che sono diversi dal concetto di pubblico, dice Herbert Blumer, perché il pubblico è invece quel gruppo di persone invece che si costituisce, che si forma, che si organizza intorno a un determinato problema, dunque che ha uno scopo, un obiettivo ben preciso e ha legami anche, diciamo così, più solidi, rispetto alla massa, rispetto alla folla. Lo studio delle masse, della folla è veramente di origini antiche. Già Le Bon, Freud, Le Bon, per esempio, scrive questo testo di fine 800 che si chiama Psicologia delle folle, che analizza appunto i meccanismi psicologici che avvengono all'interno appunto delle folle, quindi la mancanza di razionalità, l'essere governati da emozioni e pulsioni istintive piuttosto che dalla coscienza, come se all'interno di una massa, di una folla, noi perdessimo in qualche modo i criteri, o perdessimo, diciamo così, ciò che guida la nostra coscienza. Psicologia delle masse, analisi dell'io, che è un altro testo di Freud fondamentale, no? Freud si è occupato appunto di studiare, per esempio, l'inconscio all'interno delle masse, ma anche Nietzsche, no? Quando parlerà, no, di morale del gregge, morale della plebe, masse popolari, che hanno permesso poi la genealogia, no? Della morale contro gli aristocratici, contro i migliori, no? Nietzsche avrà una concezione molto negativa rispetto a quella che è la massa, intesa appunto come massa di uomini medi, mediocri, che non hanno coscienza e padronanza di se stessi. Dunque, massa, folla, pubblico. La massa, dunque, le società di massa sicuramente sono cambiate nel corso della società di massa, insomma, nasce dopo la rivoluzione industriale, quindi diciamo così una logica che è anche quella appunto del capitalismo di come dire, creare prodotti per una moltitudine di persone, no? Le masse dunque si sono allargate. Oggi, diciamo così, non parliamo più di società di massa, parliamo di
mass media, sicuramente nella società di massa, un ruolo fondamentale, appunto prodotti come la radio e la televisione, mentre oggi si parla più di media, nuovi media anche, no? Dunque, la società, la civiltà, dei mass media è una civiltà che acquisisce molta importanza, soprattutto dopo tra le due guerre mondiali e anche dopo la guerra. Cosa sono i media, no? E in questo senso, perché è importante studiarli da un punto di vista sociologico? I media sono quell'insieme di strumenti tecnologici in grado di superare i limiti della comunicazione faccia a faccia. Dunque, i media appunto mediano la comunicazione tra persone fisicamente presenti in due tempi e in due posti diversi. I media sono stati studiati da un sociologo molto importante che ricordiamo, sociologo canadese, che si chiama Marshall McLuhan. McLuhan ci dice che l'avvento dei mass media ha prodotto delle conseguenze incalcolabili che appunto ha influenzato sicuramente la rapidità delle comunicazioni e è avvenuto in tutto il pianeta, in tutto il pianeta. E a questo proposito, appunto, McLuhan parla di villaggio globale, ovvero oggi esiste una comunità grande quanto il nostro pianeta, diciamo così, che si riconosce come società creata dai mass media, cioè gli uomini abitano virtualmente in più luoghi e vivono più di una vita anche grazie appunto ai mass media, no? Per esempio, secondo McLuhan, oggi la comunità è tenuta insieme da legami, diciamo così, di tipo emotivo più che razionale, in cui la diffusione delle notizie è affidata a una veloce trasmissione orale che in poco tempo rende tutti partecipi di ciò che può interessare tutto il gruppo. Pensate, per esempio, all'attentato dell'11 settembre, cioè visto, come dire, si è saputo subito, non è che si è saputo dopo 20 giorni, oppure il grande evento di che ne so, Mohamed Ali contro George Foreman, seguito da 2 miliardi di persone. Dunque, sicuramente i mass media hanno cambiato completamente la società, e appunto McLuhan parla proprio di villaggio globale, un po' come avveniva nei villaggi cosiddetti primitivi, dove le comunità venivano tenute insieme da legami più emotivi e anche attraverso lo strumento dell'oralità. Anche oggi il nostro pianeta lo chiama villaggio, ma lo chiama villaggio globale. Dunque, ripetendo, che cosa sono i mass media? I mass media sono quell'insieme di strumenti tecnologici in grado di superare i limiti della comunicazione faccia a faccia. Quali sono le caratteristiche dei mass media? Uno, la possibilità dunque di emettere messaggi rivolti a un grande numero di persone simultaneamente. La rapidità, la velocità con cui questo avviene. Questo influenza i rapporti sociali, sicuramente. Con i mass media c'è una sinergia tra settori e prodotti. Pensate, per esempio, alla fotografia che oggi è anche inserita all'interno dei quotidiani. Pensate alla possibilità di vedere un film sul telefono, dunque c'è una transizione, no? Di diversi prodotti culturali, come dire, di una complemento, come dire, una sovrapposizione, no? Quindi il telefono diventa anche cinema, la fotografia è anche nella stampa. Questo è tipico dei media contemporanei, ma anche un trapasso dei generi da un settore all'altro. Pensate che, per esempio, la fantascienza nasce in ambito letterario, oggi invece è il cinema. E soprattutto il fatto che i mass media saturano qualsiasi tempo e spazio quotidiano, e che questa, diciamo così,
iperpresenza di TV, smartphone, podcast, diciamo così, domina la maggior parte del nostro tempo libero. La civiltà dei mass media ha anche creato un fenomeno cosiddetto, diciamo così, di mitologia dello spettacolo, nascita dei divi del cinema, della TV, di Hollywood, sono per esempio effetti, no, della diffusione, dei mass media, dunque di prodotti culturali come il cinema, come il teatro, come l'editoria. Parliamo soprattutto, per esempio, di un mass media per eccellenza, che è stata la televisione. La televisione è lo strumento per eccellenza dell'industria culturale e il mass media più riconosciuto. La televisione nasce tra le due guerre mondiali, è uno strumento, diciamo così, che segue due tipi di modelli. Quello del servizio pubblico gestito dallo Stato, che è il modello anglosassone per eccellenza, dunque la TV nasce, come servizio pubblico, ma poi c'è un altro modello che è più statunitense, cioè, come servizio privato, quindi affidato a imprese, private, e dunque, la televisione è un'impresa affidata alla libera iniziativa. In Italia la RAI, che è pubblica, nasce nel 1954. Chi si è occupato di studiare la televisione è un filosofo, semiologo, critico, molto importante italiano, che si chiama Umberto Eco, che nel 1983 scriverà questo testo che si chiama La TV perduta, dove divide due tempi della televisione, la paleo televisione e la neo televisione. La paleo televisione è, diciamo così, la televisione vecchia, la prima televisione, no? La televisione che si occupava di cultura, informazione, divertimenti. Per esempio, la RAI inizialmente aveva una funzione anche di alfabetizzare i popoli, di alfabetizzare, diciamo così, la società italiana, ma anche di trasmettere informazioni igienico-sanitarie, per esempio. Dunque, la TV che faceva anche cultura e informazione. Umberto Eco invece dice che dopo gli anni Ottanta è nato un nuovo tipo di televisione, si chiama neotelevisione, che è una televisione principalmente dedicata all'intrattenimento e all'informazione. Il cosiddetto concetto di infotainment, cioè information e entertainment, cioè dunque la televisione ha anche funzione di spettacolarizzare, di intrattenere e poi di informare. La televisione, chiamata neotelevisione, è un nuovo periodo storico della televisione che nasce con la diffusione delle emittenti private e quindi il ruolo delle pubblicità, degli spot. C'è un bellissimo documentario che consiglio su questo, che si chiama Videocracy, questo regista italo-svedese che si chiama Erik Gandini, che racconta molto bene il ruolo che ha avuto la televisione oggi. C'è un altro autore, un grande filosofo, che poi vedremo più avanti in filosofia, su cui quindi possiamo fare anche dei collegamenti per il nostro esame, che è Karl Popper, che ha scritto un testo che si chiama Cattiva maestra televisione, dove analizza in particolare l'influenza della televisione nello sviluppo del bambino da un punto di vista psicologico, ma anche pedagogico, e diciamo così, propone in questo testo anche l'obbligo di dare dei brevetti agli autori televisivi, ma anche a chi fruisce televisione, perché non è per tutti la televisione. Dobbiamo stare molto attenti, dice Karl Popper, a diciamo così, limitare l'accesso a questo tipo di strumento, soprattutto ai bambini, perché non hanno gli strumenti, non hanno, diciamo, le capacità, le predisposizioni per riflettere, criticare su quello che stanno vedendo. Dunque, Karl Popper, Umberto Eco si sono occupati soprattutto di criticare, fare una riflessione sulla televisione. Abbiamo visto dunque in questa parte che cos'è la massa, che cos'è la civiltà dei mass media,
che cosa sono i mass media e che cosa sono i new media, che lo vediamo adesso. I new media sono i mezzi di comunicazione invece basati su tecnologie digitali. Facciamo un esempio, gli ebook, no? Versione dunque digitale di un testo diffuso liberamente sulla rete o scaricabile a pagamento. Pensiamo agli smartphone, pensiamo ai computer, pensiamo alle LIM, no? Questi sono new media, cioè mezzi di comunicazione basati sulle tecnologie digitali. Quali sono le caratteristiche dei new media? Sono principalmente tre: la multimedialità, l'interattività e la presenzialità. La multimedialità è la presenza all'interno del medium di diversi linguaggi e codici espressivi. Dunque, all'interno di un medium ci possono essere linguaggi legati al, diciamo così, al video, linguaggi legati all'audio, linguaggi legati alla scrittura, codici espressivi, come dire, legati alle emozioni piuttosto che alle parole, come dire, la multimedialità nel senso che io uso sia il tatto che la vista, ok? Quindi in questo senso lo smartphone implica tatto, vista, udito, e dunque sono più sensi quelli che entrano in gioco nell'utilizzo dello smartphone. Ma un'altra caratteristica è l'interattività, cioè la possibilità con i new media di come dire, dare possibilità a entrambe gli attori, l'emittente e il ricevente, di avere un'azione, di avere la stessa posizione. Se pensate alla televisione parla, ok? E noi siamo lì passivamente a ricevere. Se pensiamo invece, non so, a un video su YouTube, noi non solo vediamo il video, ma possiamo commentare, possiamo dunque criticare, possiamo esprimere un pensiero. Quindi tra autore e pubblico c'è un'interattività, c'è uno scambio. C'è un'attività, c'è una passività come avveniva per esempio nei mass media tradizionali. E infine la presenzialità, cioè il fatto di avere le informazioni in tempo reale. Questo è stato un cambiamento epocale per la nostra epoca, soprattutto pensate alla stampa, ai quotidiani, alle riviste, a chi fa, diciamo così, inchieste giornalistiche, quanto è importante sapere per primo la notizia. Dunque, multimedialità, interattività, presenzialità sono le tre caratteristiche dei new media. Dunque, in questa lezione, ripetendo, cari ragazze e cari ragazzi, abbiamo visto cosa sono le masse, la differenza tra massa, folla e pubblico. Abbiamo visto cosa sono i mass media, dunque qua, quindi il ruolo dei mass media secondo Marshall McLuhan, il suo testo Il villaggio globale e quali caratteristiche hanno i mass media. Abbiamo visto in particolare il mass media per eccellenza che è la televisione e poi abbiamo visto che cosa sono i new media, quali sono le caratteristiche dei new media. Nella prossima lezione invece parleremo di come invece gli intellettuali si sono posti di fronte alla cultura di massa. La prossima puntata.